Questo si chiama il TD, Theater Discount, un teatro libero indipendente. Io nel 89 ho fatto la decisione proprio di andare a Berlino dell'Est e a vivere e lavorare qui. E poi è andata bene. In un anno è crollato tutto, è crollato tutta la struttura dello Stato. Nessuno sapeva niente e normalmente si dice lo Stato è importantissimo perché sennò la gente, non lo so, non può fare la vita. Invece non era così, la gente viveva. Ho studiato danza classica, dovevo diventare ballerino alla fine, poi è diventato un'altra cosa. Questo è un teatro libero. Penso che la scena qua a Berlino è molto vivace, nel senso che è stata sempre una città speciale, non borghese. Dagli anni 60 in poi c'era Berlino dell'Ovest, che è stata attrattiva per tanta gente perché ci volevano pochi soldi in una capitale abbastanza europea. Dal 2000 in poi, quando è diventata capitale di nuovo, sono venuti anche dei soldi, così sta cambiando. Attualmente qui in questo studio cerchiamo di lavorare su cose nuove in questo formato piccolo per 30 persone. Nella mia forma di teatro gli attori non recitano, però giocano. L'esperimento per me è di creare dei giochi. La questione dell'identità è abbastanza forte qui. Chi siamo? Chi sono io? Chi posso diventare? Mi tocca molto perché è stata questa la domanda che mi hanno fatto anche in Italia. Ma sei più tedesco? Sei più italiano? Chi sei? Sei austriaco? Perché mia madre è austriaca? E io ho fatto sempre, non lo so, alla fine non c'entra niente. Io penso che dal punto di vista del teatro classico sembra un mondo la differenza, però alla fine è tutta la stessa cosa. Gente sta in scena e prende delle decisioni. Nel teatro classico le situazioni sono tutte prefatte. Sono giochi che fanno partecipare il pubblico nel gioco stesso, non sono spettatori nel senso classico. Per esempio, noi abbiamo fatto un gioco sul clima. Abbiamo costruito una app che contava il consumo CO2 e i spettatori andavano in un casino a giocare con i fish del gioco, che erano un equivalente CO2 che loro consumano nella sua vita. Potevano fare la decisione di cambiare il clima in diversi modi o anche non cambiare niente e andare avanti così. Se tutto andasse bene, io dove voglio andare? Io alla fine non so fare nient'altro di quello che faccio adesso. L'ho fatto da 35 anni, penso che non l'ho fatto, diciamo, male, perché sto ancora qui e faccio questo. Se va molto bene, io vado avanti a fare questo che faccio in altri 20 anni. Questo è tutto.